Lo dicevo prima in premessa, siamo qui nella casa naturale della Jugoslavia, è doveroso da parte nostra un saluto che l'amministrazione vuole rivolgere alla Jugoslavia, alla città di Castellammare di Stabia, con un impegno, quindi invito l'assessore Sanchez a venire qui per il saluto dell'amministrazione, con l'impegno che ho detto pubblicamente, oltre che essere personale e dell'amministrazione, quello che nel più breve tempo possibile questo stadio diventi per sempre lo stadio della Jugoslavia. Assessore, devi velocizzare il passo. Allora, il saluto di augurio che dà l'amministrazione alla Jugoslavia a poco dall'inizio della nuova avventura calcistica. Buonasera a tutti, la nuova foga di un consigliere Mercatelli, anzi qui sta in un'altra veste questa sera. Non ho quella foga, ma non ho l'età, quindi sono più, vado un poco più calmo. Innanzitutto io voglio portare un saluto da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco è un po' dispiaciuto perché abbiamo grossi problemi anche per quanto riguarda la villa comunale e ha dovuto va bene. Anche i fischi sono un consenso. Dicevo che si è dispiaciuto perché è veramente impegnato ormai di tornare a Napoli. Un saluto a nome dell'amministrazione. Siamo noi a Castellammare! 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 Grazie ai tifosi, quindi un saluto va. Siamo quella della mia città. Allora, grazie a tutti, grazie per questa canzone, dicevo vi porto i saluti e vi voglio fare un augurio, un saluto a tutti, un saluto al presidente innanzitutto che adesso vi dirà pure lui qualcosa. Lo ringrazio perché chi riveste i ruoli che ha, diciamo, gli aspetti che poi c'è una moltitudine di persone che li segue, ha delle responsabilità e ci vuole anche coraggio. Io ringrazio per il coraggio il presidente e l'augurio che voglio fare è l'augurio che diceva poco fa Peppe Mercatelli. Una squadra, Grinto sarà una squadra che seguirò pure io, spero che seguono molti tifosi di Castellammare perché questo sport è molto radicato nella città di Castellammare. Il gioco calcio è uno degli sport maggiori che l'opinione pubblica segue e anche uno sfogo in questo momento particolare che vive la città che due o tre giorni può anche, diciamo, essere da placebo alle vicissitudini che abbiamo quotidianamente. Io vi ringrazio della presenza e faccio un augurio alla squadra e al presidente e auguro che questa squadra possa avere un grosso successo in questo campionato. Grazie anche a quelli che fischiano e grazie anche a quelli che ringraziamo l'assessore Antonio Sanchez e ovviamente l'amministrazione comunale di Castellammare. Voglio soltanto dire una cosa, è l'amministrazione comunale di Castellammare, il comune di Castellammare, che deve essere orgogliosa di avere la Jugoslavia che porta il nome di questa città in tutta Italia.